Oggi è venerdì 23 aprile 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Ventitré aprile 1925. Viene varata la nave Conte Biancamano. È l'ultimo transatlantico italiano costruito all'estero nei cantieri scozzesi di Dalmuir, vicino Glasgow, e il primo di grandi dimensioni della Marina Nazionale. Diviene l'ammiraglia della società di navigazione genovese Lloyd Sabaudo. Prende il nome da Umberto I Biancamano, il capostipite dei Savoia. Il suo primo impiego è sulla linea Genova-New York. Può imbarcare 1750 passeggeri e 459 membri dell'equipaggio ed è capace di raggiungere i 20 nodi. Il transatlantico vive diverse stagioni. Quando il Lloyd Sabaudo, insieme ad altre compagnie di navigazione, viene accorpato nella società Italia Navigazione, il Conte Biancamano viene adibito alle rotte per il Sud America. Su disposizione del Ministero della Marina, poi, il transatlantico viene utilizzato per il trasporto delle truppe in preparazione della guerra d'Etiopia, per poi tornare al servizio passeggeri lungo le rotte per il Medio Oriente. Il 21 gennaio 1940 si rende protagonista di un drammatico salvataggio al largo delle coste francesi di Toloni. Alle 5:12 del mattino scoppia un incendio nella sala macchina della motonave Orazio, salpata da Genova in direzione di Valparaiso, in Cile. Tra le navi che accorrono non appena ascoltato il messaggio radio di SOS, il Conte Biancamano è quella che riesce a trarre in salvo il maggior numero di persone, 316. Quando l'Italia entra in guerra, il Conte Biancamano viene sequestrato a Panama, dove si trova, e successivamente requisito dagli Stati Uniti per essere adibito al trasporto di truppe, ribattezzato con il nome di Hermitage. Dopo la guerra, restituito all'Italia e ripreso il suo nome originario, torna al servizio passeggeri fino al 1960. Dopo 364 traversate, il Conte Biancamano viene messo in disarmo e demolito alla Spezia. Ma il ponte di comando, il salone delle feste e alcune altre parti vengono preservate e inviate al Museo Leonardo da Vinci di Milano. Si trovano ancora oggi esposte lì, insieme ad alcune delle lussuose cabine di prima classe. Grazie alla scelta di musealizzarne alcune parti, il Conte Biancamano è l'unico transatlantico italiano sopravvissuto fino ad oggi.